Volevamo approfittare di questa occasione celebrativa per una riflessione di ampio respiro e mi sembra che dopo l'introduzione con questa analisi retrospettiva che ci ha presentato Antonio Golini dei principali eventi demografici con elementi di prospettiva, poi in tutti gli interventi il tema centrale sono state le nuove sfide e quindi nuovi temi, esigenze importanti su cui lavorare. Devo dire che questo per noi è molto utile, abbiamo preso nota e non starò adesso a rispondere alle varie sollecitazioni, ma mi fa molto piacere che ci sia questa aspettativa alta nei confronti dell'Istituto, perché conferma il fatto che abbiamo un mandato e delle capacità per poter rispondere a delle domande così importanti e devo dire mi piacciono di più molto aspettative elevate che non preoccupazioni in un momento di cambiamento che abbiamo avviato nell'Istituto. Abbiamo avviato un programma di modernizzazione e con soddisfazione mi sento di poter essere soddisfatto nel vedere quanto quello che abbiamo in mente vada proprio incontro alle esigenze di arricchimento dell'informazione statistica, della connessione tra fenomeni per lo studio delle relazioni tra i fenomeni e tra le nelle vite delle persone. E quindi con soddisfazione registro queste aspettative che naturalmente vogliono dire un grande impegno da parte dell'Istituto, che è un istituto che ha grandi competenze da mettere a disposizione. E vorrei sottolineare quanto la parola centrale che è emersa anche dagli interventi, che è un po' l'elemento di fondo di quello del cambiamento che vogliamo introdurre, non solo noi, ma in generale le autorità statistiche a livello europeo e internazionale, è quello della integrazione. Integrazione tra le fonti, quindi una produzione basata sull'insieme delle informazioni disponibili. Integrate, che vuol dire che ognuna si rafforza con le altre, di natura statistica, amministrativa, naturalmente armonizzata secondo le definizioni e classificazioni statistiche, e le nuove fonti. Quindi produzione basata sull'insieme delle fonti, in cui c'è una forte attesa per il contributo sempre più grande che può avvenire dalle fonti amministrative. Una volta con i censimenti si andava forse per l'unica volta presso le abitazioni delle persone, oggi sono tantissime le occasioni in cui i cittadini forniscono informazioni, a volte in modo spontaneo, a volte in maniera richiesta, e noi si tratta di sfruttarle tutte quante per migliorare il dettaglio, la qualità dell'informazione, anche appunto migliorandone la qualità con questo sistema integrato che si rafforza a vicenda anche da un punto di vista della coerenza. Quindi integrazione delle fonti, nessuna contro l'altra, non c'è nessun arretramento sulle indagini, sappiamo bene, lo sappiamo noi come diciamo quanti studiano i temi, che ci sono fenomeni, sottopopolazioni che solo con le indagini possiamo indagare. Tant'è vero che fanno parte di regolamenti europei e internazionali, ma sappiamo anche quanto invece possiamo utilizzare congiuntamente con altre fonti. Quindi non c'è nessun arretramento, nessuna fonte contro altra. Il valore è proprio esattamente mettere insieme, connettere le diverse fonti. Adesso Massimo ci ricordava anche il contributo per esempio sulla mobilità dei big data, sono tante le sperimentazioni che stiamo facendo in Istat e fuori sull'uso della telefonia mobile anche con riferimento alla mobilità delle persone, quindi integrazione delle fonti, ma non soltanto, integrazione delle competenze. Un elemento centrale del programma è quello di mettere insieme competenze tematiche, metodologiche e tecnologiche. Il tema è la interdisciplinarità con la quale affrontare questi temi, con un rafforzamento della ricerca nei confronti degli approfondimenti tematici e della relazione stretta fra il mondo della produzione statistica e gli utilizzatori. Quindi integrazione di competenze. La integrazione deve arrivare fino in fondo agli utenti. Oggi è fondamentale integrare i temi, uscire da tradizionali classificazioni tematiche e connettere i temi fra di loro.
quelli economici, quelli sociali, quelli ambientali, dove il territorio non deve essere un pezzo a parte, ma è una lettura di tutti i fenomeni e che deve rafforzare l'informazione statistica. Quindi integrazione tecnica vuol dire connettere i temi e vuol dire studiare quindi i modelli interpretativi dei fatti che avvengono. Quindi anche nella comunicazione si tratta di rispondere sempre più in modo integrato con dei quadri compositi, ricchi, che consentano a quanti studiano di connettere i vari fenomeni. Quindi da questo punto di vista io credo che questi siano i modi per affrontare le sfide che ci avete posto e naturalmente continueremo questa interlocuzione per mostrare i risultati e condividere l'approccio con il quale realizzarlo. Poi da un punto di vista nostro l'integrazione la facciamo anche integrando i processi produttivi e le linee di attività in modo da rafforzare poi la macchina necessaria per riuscire a fare tutto questo. Quindi un programma che avremo occasione di approfondire nei suoi risultati e vorrei ricordare, oltre al rapporto annuale, che è un momento tradizionale importante in cui valorizziamo il lavoro dell'anno passato, che avrà proprio al centro questi temi anche che abbiamo affrontato oggi di carattere demosociale, abbiamo la Conferenza Nazionale di Statistica a giugno, che sarà un'occasione di approfondimenti, diversi di voi sono coinvolti, e avremo una sessione sul censimento permanente della popolazione. E allora lì si tratterà di confrontarci con la soluzione che vogliamo adottare e in particolare su quel minestrone con cui dovremo confrontarci un po' per tutto quanto, e cioè la capacità di utilizzare più fonti, più metodi, framework di qualità differenti, e certamente gli ingredienti devono essere buoni. Quindi la Conferenza Nazionale sarà un'altra occasione per presentare questi temi importanti, certamente il censimento è un momento fondamentale della integrazione tra le indagini e in generale delle fonti amministrative, sarà certamente un banco di prova importante anche per i nostri metodologi. Vorrei sottolineare che mi fa piacere la demografia presentata come parte più facile per l'Istituto Nazionale di Statistica, certamente c'è una consuetudine, c'è un'ossatura solida ed è vero che le persone come unità elementare sono più stabili delle unità statistiche del mondo economico, che infatti è fortemente coinvolto in una riflessione proprio sul concetto di unità statistica economica, ma è anche vero che le organizzazioni delle persone sono molto modificate e noi non possiamo studiare un'unica popolazione, dobbiamo studiarne tante, e quindi quelle organizzazioni che rispondono a diverse esigenze, diverse necessità, si sono invece moltiplicate, come anche le loro relazioni. Quindi le relazioni tra le persone, il modo di organizzarsi certamente si è evoluto e la statistica deve essere in grado di andare dietro a queste nuove definizioni, classificazioni e essere in grado di misurarne i cambiamenti. Ecco, longitudinalità, tema fondamentale, mi fa molto piacere che sia emerso chiaramente tra i tanti, longitudinalità che potrà essere studiata con le indagini, ma devo dire soprattutto è centrale quel tema degli eventi, di quanto gli eventi nella vita educativa, nella vita lavorativa, negli eventi delle persone si possa ricostruire, registrati effettivamente i passaggi di stato, le trasformazioni. Quindi quella questione degli eventi mentali e non mentali è un tema centrale e sicuramente è una delle risposte importanti che dovremo saper dare. Bene, io con questo concluderei ringraziando tutti voi che avete partecipato, naturalmente un ringraziamento speciale ai nostri relatori, e auguro a tutti buona giornata.